Signore e signori, buongiorno. Dalla Uno Expo di Caserta, precisamente Pastorano, diamo il via a Mediti. Con questo convegno inaugurale veramente si aprono le danze. E qui vicino a me ho proprio le due colonne portanti, assieme ad S News, di tutto questo. In primis, naturalmente, il signor Antonio Razzano, ideatore e tra i massimi organizzatori di tutto ciò, e il presidente Antimo Caturano di A1 Expo. Un breve saluto da parte loro e poi partiamo con il convegno inaugurale, la filiera della qualità. Vedete qui alle spalle tutti i presidenti o i delegati delle associazioni del nostro settore e quindi sicuramente avremo dei contenuti molto importanti sui quali riflettere. Signor Razzano, che cosa ci dice l'apertura di Mediti? Niente, io ringrazio tutti della loro partecipazione e crediamo in questo obiettivo che è partito oggi e che sicuramente si amplificherà sempre di più. L'obiettivo era portare quelle che erano, oltre alle aziende, l'esposizione, che ringraziamo tutte, una serie di incontri mirati su argomenti che girano attorno alla sicurezza, sia di informazione che di formazione. Benissimo, questo quindi il messaggio di Mediti, informazione e formazione per la sicurezza, la Fiera della Sicurezza del Sud. Abbiamo qui il presidente del Polo Fieristico. Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti, per me è un piacere oggi raccogliere qui nel nostro polo fieristico questa manifestazione che mancava qui al sud, e le professionalità che abbiamo sul nostro territorio hanno bisogno, proprio come diceva Antonio, che si continui nell'informazione e nella formazione del settore. Riteniamo che oggi la nostra sfida è stata vinta, stiamo facendo i primi passi avanti, un grosso in bocca al lupo ad Antonio per l'immediato futuro, affinché possa crescere sempre di più questa manifestazione, e staremo sempre qui ad aspettarvi, e un in bocca al lupo a tutti per i lavori. Benissimo, ringraziamo quindi i due signori qui accanto a me e diamo inizio al convegno inaugurale, la filiera della qualità. Buon lavoro. Grazie, grazie. Bene. Da dove partiamo? Partiamo innanzitutto da focalizzare quello che è il tema. La filiera della qualità è proprio mettere assieme tutte le componenti di questo settore, dai produttori ai distributori, agli installatori, a tutti i consulenti che poi lavorano in questo settore, ai professionisti e alla vigilanza, perché sicurezza vuol dire security, safety e vigilanza. Vi presento dunque tutti questi rappresentanti, a partire da Gianni Andrei, presidente di AIPROS. Passiamo poi a Pietro Aterno, referente campagna di AIAS. Poi abbiamo Antonio Avoglio, delegato AIPS. Proseguiamo con Antonio Esposito, delegato per il Sud Italia di Assosicurezza. E cominciamo anche con la vigilanza. Abbiamo Gianluca Neri, direttore ASSIV. Abbiamo poi Claudio Pantaleo, delegato ASIS International Italy Chapter. E, tra l'altro che gioca anche lui in casa, abbiamo il presidente di ANI e Sicurezza, Rosario Romano. Per concludere, con il presidente di Asso Valori, Antonio Staino. Bene, il tema appunto è la filiera della qualità. Ciascuna delle associazioni ha una sua visione, una sua missione in questo senso. E quindi direi, cominciamo proprio dal presidente Gianni Andrei. Che cosa significa qualità e qual è il valore della filiera della qualità per AIPROS? Grazie. Il tema della qualità, specialmente nello scenario odierno che stiamo vivendo forse un po' da qualche anno, e speriamo che prossimamente si intraveda il termine o perlomeno una speranza di conclusione, porta effettivamente a ragionare su un termine che potrebbe sembrare un po' di seconda fascia, quella della qualità. Sappiamo bene che nella contingenza che stiamo vivendo due sono gli ambiti che vengono notevolmente penalizzati. E guarda caso, insieme alla qualità, è proprio quello della sicurezza. Quindi parlare di un binomio di sicurezza e qualità sembrerebbe praticamente fuori luogo, però ci sono le realtà associative e professionali della nostra Italia, che sono oggi qui tutte rappresentate nella parte diciamo più
ricettiva, posso dire, d'Italia, che è la parte centro-sud, e che possono veramente considerarsi una strategica speranza per l'avvenire. AIPROS da sempre ha messo al centro la qualità, perché è un'associazione non di categoria che raccoglie trasversalmente tutti i soggetti della sicurezza, dai consulenti ai progettisti, ai produttori, agli installatori, agli erogatori di servizi, e in tutti gli ambiti, dalla safety alla security, all'antincendio, all'emergenza, alla tutela ambientale. Ovvio che ora lo scenario è cambiato, ma credo che ne parleremo subito dopo, con l'avvento della legge 4, per cui quando qualcuno comincerà a chiamarsi professionista dovrà avere una preparazione e una competenza particolare. Quindi io passo subito la parola per poi riprendere il discorso. Esatto. Grazie. Proseguiamo infatti con la posizione di AIAS, con Pietro Aterno. Bene, mi ha fatto molto piacere, ringrazio per la partecipazione di AIAS. AIAS a livello nazionale raggruppa tutti i professionisti che lavorano nell'ambito della sicurezza, nei vari settori della sicurezza. Non dimentichiamo che sicurezza vuol dire anche mare, vuol dire anche terra, trasporti, anche sanità, non solo, ma anche cantieristica. Quindi tutto quello che avviene nell'ambito di questi settori è sicurezza. AIAS con la sua territorialità, perché è presente in tutte le regioni italiane, conta circa 5.000 iscritti e negli anni ha formato circa 7.000 soci proprio sulla formazione della sicurezza, e la qualità viene sempre accostata al fatto che alla formazione tecnica, formazione professionale, bisogna coniugare la conoscenza della normativa. È molto importante, soprattutto oggi, visto che si legifera in maniera più puntuale e più in maniera più attinente alla contingenza, come diceva pure il Presidente Andrei. AIAS in questo senso sta lavorando già da qualche tempo sulla legge 4, che è uscita proprio qualche mese fa, e che riordina, riorganizza, regolarizza le posizioni dei professionisti che oggi devono avere una certificazione delle competenze. Certificazione delle competenze richiesta sia in Italia ma anche in Europa. Poi semmai approfondiamo questo discorso sulle competenze europee. Proprio perché il messaggio è anche, siamo il sud ma vogliamo parlare a tutto il mondo. Certo, l'internazionalizzazione, anzi, è una componente fondamentale di questo messaggio, esatto, di Mediti. Esatto. Bene, benissimo. Proseguiamo, abbiamo sentito alcuni dei professionisti, dei rappresentanti dei professionisti del settore. Passiamo ora agli installatori, ad AIPS appunto, che è l'associazione che li rappresenta. Innanzitutto porto i saluti del Presidente e appunto come consigliere ho piacere da parte dell'associazione partecipare a un evento del genere che sicuramente è di rilevanza al sud e, come diceva anche l'amico Antonio Razzano, ce n'era bisogno. E in merito al discorso sicurezza e qualità, l'associazione, che appunto rappresenta la figura dell'installatore, che sarebbe appunto la figura che va a completare tutte quelle che sono le parti tecniche e teoriche, quindi entrare nel pratico e dimostrare al committente attraverso il suo operato la qualità appunto del lavoro. L'AIPS da anni ha lavorato su un aggiornamento costante attraverso appunto corsi e seminari che non ha fatto altro che si è confrontata con i diversi appunto attori del comparto e ha cercato di sottolineare e dare all'installatore dei messaggi sia tecnici che normativi, anche perché oggi c'è stata la riforma appunto della legge 4 per quanto riguarda gli ordini professionali, e l'AIPS da anni ha cercato sempre di essere un punto di riferimento per l'installatore, per dare dei messaggi appunto attraverso i corsi e i seminari.
Di conseguenza il Consiglio anche direttivo nell'ultima parte dell'operato di quest'anno si è premunita anche nel preparare una documentazione tecnica che serve appunto all'installatore per eseguire tutte quelle fasi appunto dalla progettazione al collaudo, e quindi non può far altro, anche a nome dell'associazione, piacere che si parli, e anche in questa appunto tavola rotonda, che si parla di sicurezza, di formazione e informazione. Benissimo, molto chiaro anche il punto di vista degli installatori. Passiamo ora ad Assosicurezza, nella persona di Antonio Esposito, delegato per il Sud. Grazie della parola. Per Assosicurezza, e quindi per le imprese che costruiscono e distribuiscono apparecchiature e sistemi di safety and security, la qualità è un punto focale ed essa è sostanzialmente espressa dalla realizzazione, dall'espressione della professionalità degli operatori, degli addetti al settore, che riescono a cogliere quello che poi per il cliente finale, per tutta la filiera che viene in precedenza a seguire, quello che è valore aggiunto. Questo lo si ottiene con un grosso sforzo da parte sia dei costruttori che dei distributori, in una continua ricerca di aggiornamento tecnico, in un processo di continuo rinnovamento. Rinnovamento che non avviene soltanto all'interno delle mura dell'azienda, per cui non parlo semplicemente di produzione just in time, piuttosto che standardizzazione dei processi, standardizzazione dei progetti, e quindi importazione di tecniche ormai consolidate e che abbiamo imparato dai vari Toyota Production System ed altri, ma si parla bensì di tirare all'interno di questa filiera che poi eroga la qualità e il valore aggiunto anche coloro che sono immediatamente adiacenti e quindi fornitori della materia prima nel caso dei costruttori o dei prodotti finiti personalizzati nel caso dei distributori, per fare in modo che quello che è universalmente riconosciuto come Made in Italy, valore aggiunto a livello internazionale, possa ancora di più essere apprezzato dagli utenti finali attraverso personalizzazione e capacità di produrre prodotti e progetti e sistemi che all'unisono possono essere integrati all'interno di altre soluzioni che non sono strettamente legate a sistemi di safety and security, ma anche di casa intelligente, dove qui abbiamo qualche esempio, albergo intelligente e così via. Benissimo, abbiamo sentito quindi proprio la posizione anche di alcuni comunque dei produttori. Adesso passiamo ad un altro comparto, quello della vigilanza, con Gianluca Neri, appunto direttore di ASSIB. Sì, dunque noi anche noi appunto riteniamo che il processo che deve arrivare alla qualificazione delle imprese, alla qualità dell'erogazione dei servizi delle imprese sia un fattore critico di successo per il settore in generale. Ci siamo impegnati fortemente per l'attuazione del DM 269, che è effettivamente il decreto ministeriale che traccia le linee dei requisiti minimi che devono avere le imprese per poter operare all'interno del settore, e noi su quello siamo molto orientati, perché in realtà col DM 269 per le classi funzionali degli istituti secondo le dimensioni anche di intervento territoriale abbiamo la possibilità di misurare pezzetto per pezzetto, perché tutto è sottoposto a certificazione, nel senso che c'è la certificazione per l'istituto di vigilanza, la certificazione per il security manager che deve essere comunque certificato, e una figura di questo tipo ci deve essere all'interno dell'istituto, anche nella figura dei direttori o dei delegati su territori diversi dalla sede principale, così come la certificazione delle centrali operative di vario livello. Quindi voglio dire, e tra l'altro la cosa ancora più importante è quella che a breve, proprio a giorni, abbiamo visto la bozza, quindi è una cosa che dovrebbe essere molto rapidamente prodotta, il decreto con il quale il capo della polizia affida i caratteri di accreditamento dei certificatori di tutte queste prassi all'interno degli istituti, che diventeranno poi di fatto quindi un elemento oggettivo, non più soggettivo, dell'autorità di pubblica sicurezza. Le licenze verranno rinnovate così: nel momento in cui presento il rinnovo della licenza dovrò presentare attraverso le certificazioni tutto quello che serve per dimostrare se sono un nuovo imprenditore comunque di essere in regola con l'applicazione del DM 269,
e se sono invece un'azienda che rinnova la licenza, di essere ancora in possesso dei requisiti che ne avevano concesso l'autorizzazione. Benissimo, grazie anche a Gianluca Neri. E passiamo ora la parola ai security manager rappresentati da ASIS International. Grazie. ASIS raccoglie, diciamo, security manager a livello internazionale. Esatto. E tocca un po' tutte le nazioni. Come sappiamo, le imprese sono gestite da processi. Nell'ambito dei tanti processi trasversali alle imprese ce n'è uno in particolare molto trasversale, che è il processo di security, fatto da più componenti, teso certamente a protezione degli asset dell'impresa, le persone, i beni, le informazioni, i clienti. E per quanto riguarda la componentistica, c'è certamente componentistica, come dire, tecnologia, c'è certamente l'uomo che interviene, vigilanza, sala operativa e quant'altro, ma non ultimo policy e procedure che in qualche modo aiutano a sostenere, diciamo, questi processi, e non ultimo le strutture adeguate, addestrate e organizzate. Ecco, ASIS guarda in modo trasversale, guarda con l'occhio sul mondo e tira fuori il meglio dalle varie situazioni, che poi in qualche modo crea degli standard internazionali. Molto bene, grazie. Chiarissimo. Presidente Romano, Ani e Sicurezza, che cosa ci dice? Beh, intanto come operatore del Sud nel settore della sicurezza devo fare gli auguri alla organizzazione Mediti, che con molto coraggio, devo dire, in un periodo di grande crisi organizza una fiera che va a colmare una lacuna importante nello scenario delle organizzazioni fieristiche del Sud. Quindi faccio un augurio che a questa prima edizione ne seguano tante altre, sempre in crescendo continuo. Grazie. In Confindustria ANIE è la confederazione delle aziende che si occupano di elettrotecnica ed elettronica. ANIE Sicurezza in ANIE è l'associazione che raggruppa gli operatori del settore della sicurezza, dai costruttori, distributori, installatori, system integrator e servizi. Anche noi come ANIE Sicurezza, e mi conforta averlo sentito dai precedenti colleghi, puntiamo molto alla qualificazione delle aziende attraverso la formazione continua degli addetti. Riteniamo che questo sia elemento fondamentale che possa trainare il nostro settore verso la qualità. È importante però dire che la formazione degli addetti non può escludere la formazione dei manager, degli imprenditori, dei professionisti, e quindi ripeto quanto già hanno detto precedentemente i miei colleghi. Noi dobbiamo, in un momento di crisi, dobbiamo cercare di sconfiggere quello che è una deriva verso il miglior prezzo. Noi dobbiamo cercare, cioè il prezzo più basso, noi dobbiamo cercare di dare qualità ad un prezzo giusto. La politica del prezzo più basso non può favorire le imprese che operano nella legalità, nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti, non ultimo il rispetto dei diritti dei lavoratori. Chiarissimo, eh? Proprio un messaggio forte. Mi sa che, conoscendo bene il presidente Staino, qui andiamo a rinforzare questo messaggio. Assovalori. Beh, Assovalori, associazione dei professionisti del trasporto valori, che per sua natura sposa tutto quello che ha detto collega Neri di ASIV, perché comunque prima di essere trasportatori siamo titolari di licenza di istituto di vigilanza. Qualità se n'è sempre parlata nel settore del trasporto valori e della vigilanza, però è il momento che la qualità non rimanga solo esclusivamente il timbro dato da un ente certificatore, ma che veramente l'intervento fatto dalla commissione consultiva per certificare gli enti certificatori, che se non rispettano tutte le regole anche per la certificazione, non potranno più certificare gli istituti di vigilanza e di conseguenza chi fa trasporto valori. A questo punto potremmo iniziare a parlare veramente di qualità. Del resto non può non essere sposata anche quanto detto, che spesso noi ci confrontiamo con i security manager delle aziende che condividono il sistema della qualità, il sistema della sicurezza,
poi gli uffici acquisti vanno a guardare soltanto l'offerta più economicamente più vantaggiosa. Questo mal si sposa con la qualità. Per tornare a quello che è la qualità però nel trasporto valori, che non è chi fa trasporto valori non è solo trasporto ma è anche trattamento del denaro, senza la qualità non potremmo fare questo tipo di attività. Purtroppo c'è qualcuno che non rispetta tutti i parametri, ma saranno destinati a uscire dal mercato, perché anche per quanto riguarda il trattamento del denaro BCE e di riflesso Banca Italia ha imposto determinati parametri per il trattamento del denaro e quindi rispetto della qualità anche su questo.